Presidente, allora l'opera avanza, siamo quasi alle ultime battute, però è fondamentale il discorso che i cittadini possono monitorare lo stato dell'opera attraverso questo nuovo sito. Beh sì, gli obiettivi importanti raggiunti oggi sono due. Innanzitutto i tempi. Avevamo fatto degli annunci, li stiamo rispettando nei tempi. Oggi apriamo quattro dei 9 cantieri che c'erano stati affidati per eliminare un passaggio a livello, così sostenendo meglio la viabilità, quindi tutelando più l'ambiente e soprattutto aumentando la sicurezza nella circolazione ferroviaria. Nei prossimi mesi sarà chiuso definitivamente il passaggio a livello di Via delle Muge, che è il motivo per cui è nato tutto questo progetto. A questo altro aspetto invece fondamentale, apriamo questo sito, consentiamo a tutti i cittadini di sbirciare e quindi di seguirci in maniera più che trasparente nei passi di passo dopo passo dei cantieri che realizzeremo da qui a dicembre 2023, in cui contiamo di chiudere tutti i 9 cantieri aperti per l'eliminazione di questo passaggio a livello. L'elemento di cui siamo davvero orgogliosi, perché questo è un progetto davvero che può rappresentare una buona pratica non solo di dialogo fra istituzioni, quindi Regione Puglia che ha messo a disposizione gli investimenti, Comune di Bari e soprattutto i cittadini che non solo hanno lavorato con noi per la realizzazione, diciamo, della maggiore viabilità, quindi abbiamo veramente, credo, abbiamo ascoltato i cittadini per garantire loro una maggiore viabilità per questi quartieri di Poggiofranco e Picoli. Ritengo che sia l'intervento di viabilità più importante degli ultimi 30 anni nella città di Bari. Siamo orgogliosi, assieme alle nostre maestranze, di esserne protagonisti, ma soprattutto di essere coprotagonisti con i cittadini e con le istituzioni. Assessore, un'opera importante per Bari, per la viabilità, un'opera che, come diceva il Presidente Colamusi, non ha interrotto invece la viabilità ferroviaria. Sì, oggi è un motivo di grande soddisfazione per la Regione Puglia per l'apertura, insomma, di questa rotatoria e di questa strada che costeggerà anche il percorso ciclo pedonale. Un'opera compensativa di viabilità l'avevamo preannunciata ad ottobre 2021 e la soddisfazione della Regione Puglia è proprio quella che i lavori sono stati realizzati senza interrompere la circolazione ferroviaria, ma soprattutto per il rispetto del cronoprogramma. Siamo in anticipo, probabilmente, rispetto a quello che avevamo annunciato ad ottobre 2021 e soprattutto vorrei ringraziare FALMA, le maestranze per aver lavorato a ritmi serrati e volevo ringraziarli anche per aver deciso di presentare un sito che permetterà ai cittadini di seguire passo dopo passo la realizzazione di tale opere. Assessore, qual è l'idea di mobilità che c'è dietro questo progetto? Beh, sicuramente la realizzazione di questo percorso ciclo pedonale e anche della pista ciclabile di oltre 2,6 km rappresentano un modello di sostenibilità. Faremo in modo, insomma, di ampliare quella che è la mobilità sostenibile perché questo è uno degli obiettivi della Regione Puglia. La Regione Puglia continua a investire molto sulla viabilità, nel prossimo bilancio ci sono 15 milioni ulteriori destinati a questo. Sì, sicuramente perché migliorare la viabilità per noi significa decongestionare il traffico, ma soprattutto rappresenta una miglior vivibilità per i cittadini della nostra regione.